Amiche e amici, benvenuti alla prima puntata del podcast. Come ho scritto anche nell'introduzione dell'ultimo numero della newsletter, con questo numero iniziamo una nuova avventura, l'avventura del podcast appunto. L'idea nasce dalla cena che abbiamo fatto fine anno 2023, l'anno scorso, la cena di InsertCoin, degli amici di InsertCoin, fra una piacevole chiacchiera e un gossip. Il buon Raffaele Cinquegrana di Console Generation se n'è uscito con un ragazzi, vi voglio bene, ma io le newsletter non le leggo, quindi se fate un podcast magari vi ascolto in macchina. E allora ho pensato, perché no, proviamo, così come hanno appunto già fatto gli amici di InsertCoin e di Insalata Mista, hanno aggiunto alla loro periodica newsletter un podcast. Voglio provare anch'io, per tutti quelli che effettivamente non hanno voglia né tempo di leggere una newsletter, ma preferiscono magari ascoltare un podcast mentre si spostano per andare a lavorare in metro o in macchina o mentre caricano la lavastoviglie a casa. E allora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Questo prima puntata del podcast vorrei provare a raccogliere un po' di informazioni sullo stato dei videogiochi indie nel 2024. Spoiler alert, stanno abbastanza bene, non se la cavano male nonostante il periodo non felicissimo. Non sono un analista di mercato, quindi tutto quello che sentirete, ascolterete è frutto delle mie ricerche online e di alcune mie considerazioni. Ove possibile comunque ho provato a elencare i siti dai quali ho tratto numeri e dati. Non ti preoccupare, ci sarà spazio anche per parlare di qualche gioco provato in coda all'episodio. La buona notizia è che questo periodo nerissimo per l'industria dei videogiochi, soprattutto dal punto di vista dei licenziamenti e delle chiusure di molte case di sviluppo, il mercato dei giochi indie sembra resistere e anzi prosperare anche abbastanza bene. Le prospettive sono rose, secondo le recenti analisi di mercato. Il settore dei videogiochi indie nel 2024 sta vivendo e vivrà un periodo di crescita e successo. Ed ecco alcuni punti chiave emersi dalle fonti che ho trovato e controllato. Le preferenze degli acquirenti, per esempio. I consumatori che acquistano giochi indie cercano titoli con prezzi compresi fra i 15 e i 25 dollari. I prezzi sono in dollari perché le ricerche di mercato spesso e volentieri sono sul mercato statunitense, spesso scoprendo i loro prossimi acquisti tramite video su YouTube, preferendo comunque giochi single player. Questa cosa è anche interessante, visto che si dice spesso che i single player sono destinati a morire, invece continuano a vivere e se la cavano molto bene. Le tendenze di mercato invece, la fonte gamesindustry.biz, le analisi suggeriscono che i giochi indie stanno guadagnando terreno rispetto ai titoli AAA, per esempio, con una crescente popolarità e apprezzamento da parte dei giocatori. Secondo un rapporto di Exactitude Consultancy, svolto in America del Nord, quindi USA e Canada, si prevede che il mercato globale dei giochi crescerà da 275 miliardi di dollari circa nel 2023, quindi l'anno passato, a circa 535 miliardi di dollari entro il 2030, quindi con un aumento del profitto del 10% durante il periodo di previsione. Una delle tendenze elencate da questa ricerca è recito e quoto: l'impatto degli sviluppatori di giochi indipendenti non è diminuito. Numerosi titoli indipendenti ben accolti hanno ottenuto successo sia critico che finanziario. I titoli di giochi indipendenti sono stati distribuiti e promossi da piattaforme come Steam ed eventi incentrati sull'indie. Quindi è molto importante il famoso Steam Next Fest, di cui parlo spesso nella newsletter. L'articolo di Game Industry sulle preferenze degli acquirenti ha elencato i risultati di una ricerca condotta da Humble Games. I partecipanti sono stati divisi in tre categorie, che io ho tradotto dall'inglese, quindi sono erano un po' strane. Acquirenti regolari di indie, quindi più di 5 titoli indie in un anno, acquirenti leggeri di indie, da 1 a 5 titoli, e acquirenti tradizionali di giochi, cioè coloro i quali non comprano titoli indie e comprano piuttosto più di un titolo AA o AAA in un anno.
Il 19% degli intervistati rientra nella categoria di acquirenti regolari di indie, mostrando una crescita costante rispetto agli anni precedenti. I giocatori indie apprezzano le IP originali, gli sviluppatori ambiziosi, le meccaniche uniche e la grafica stilizzata, no? la famosa pixel art. Inoltre, tendono a preferire i giochi con una prospettiva in terza persona e con un ritmo più lento. Questi sono i risultati della ricerca fatta da Humble Games. Gli acquirenti però hanno dubbi su giochi indie con un prezzo inferiore a $15 a causa di problemi di qualità percepiti e si aspettano più contenuti dai giochi con un prezzo superiore a $25. La maggior parte dei compratori di giochi indie, come abbiamo già detto, scoprono i nuovi giochi tramite YouTube, si affidano ai video di gameplay quando prendono decisioni di acquisto e preferiscono giochi completamente a pagamento rispetto a modelli free. Ho trovato un altro dato interessante su statista.com che mostra il risultato di una delle survey settimanali che PC Gamer pubblica sul proprio sito. In US e in UK il 75% del pubblico di PC Gamer, quindi comunque già abituato ad accedere a negozi online come Steam, c'è un po' di bias diciamo in questa ricerca, afferma di aver acquistato giochi indie e lo ha fatto per diversi motivi, nell'ordine creatività, voglia di provare qualcosa di nuovo e prezzo. E questa cosa conferma anche la ricerca fatta da Humble Games. Sicuramente creatività e voglia di provare qualcosa di nuovo viaggiano a braccetto, ed è altresì indubbio che tra i AAA ci sia poco spazio per l'innovazione. Questo credo sia soprattutto dovuto al fatto che lo sviluppo di giochi di alto livello impegnano altissimi budget e i publisher tendono quindi a limitare i danni, ma soprattutto i rischi, evitando il salto nel buio che possono essere le nuove IP. Concludendo, sembra che nonostante tutto il rutilante mondo degli indie games sia più prolifico che mai, e questa è un'ottima notizia, sia per me che per la newsletter che per te che stai ascoltando questo podcast. Veniamo adesso alla seconda parte del podcast, la parte in cui parlo dei giochi che sto giocando. In questi ultimi giorni mi sto dilettando con due o tre giochi indie molto diversi fra loro come genere, ma ugualmente divertenti. Il primo di cui voglio parlarti è Gord, uno strategico che è anche l'opera prima di Covenant, team polacco che include anche alcuni ex membri di CD Projekt Red e 11-Bit Studios. Dicevamo di Gord, strategico che incorpora anche alcuni elementi di City Builder e di Survivor. Le caratteristiche principali del gioco includono la costruzione di insediamenti chiamati Gord, che costituiscono la base delle missioni della campagna di gioco. Ambientato in un mondo selvaggio e oscuro, il gioco mescola mitologia slava e dark fantasy, offrendo un'esperienza coinvolgente. La modalità personalizzata consente ai giocatori di creare partite su misura, controllando vari aspetti del gioco come gli obiettivi e le risorse. La trama principale ruota attorno alla tribù dell'Alba, che deve esplorare terre pericolose per raccogliere oro per la guerra imminente. La mano degli ex sviluppatori di Frostpunk in questo caso si vede soprattutto quando ci troveremo di fronte a scelte moralmente impegnative da prendere. Tecnicamente mi è parso un buon prodotto, pulito, senza bug, o almeno io non ne ho trovati nel mio giro di gameplay, e con un discreto art design che però non spicca per ispirazione. Bello, ma non ci vivrei. Il secondo gioco invece che ho... Che sto giocando prettamente su Steam Deck, anzi direi al 100% su Steam Deck, è Space Crew. È un altro strategico, ma molto diverso dal primo. In questo caso siamo di fronte a una sorta di FTL in real time, Faster Than Light, non so se vi ricordate del boom di uno dei primi giochi indie che ha fatto un boom incredibile. Il gioco ci mette nei panni di un capitano della United Defense Force impegnato a viaggiare attraverso lo spazio per sconfiggere una specie aliena chiamata Phasmids. Prima di ogni missione dovremo occuparci di gestire la nostra crew. Dovremo preoccuparci di coprire i diversi ruoli utili al corretto funzionamento della nave, quindi avremo il capitano, il capo della sicurezza, l'ingegnere, l'addetto alle comunicazioni e gli specializzati nelle armi che si occuperanno di abbattere eventuali nemici che incontreremo durante le nostre missioni. Potremo poi gestire l'equipaggiamento sia del nostro team che della nave. Dopo questa parte più gestionale ci imbatteremo nella vera e propria missione, quale cose si fanno un po' più concitate nonostante ci sia la possibilità di rallentare il tempo. Avremo fondamentalmente due compiti principali: navigare nello spazio puntando la nave verso il prossimo waypoint e gestire l'equipaggio.
Quest'ultima parte, la parte di gestione dell'equipaggio, è quella più impegnativa. Ogni ruolo ha le proprie abilità, che sarà possibile attivare così come delle azioni utili alla navigazione e al combattimento, selezionando il personaggio, il componente della crew adatto allo scopo. Per esempio, quando ci troveremo in prossimità del punto di salto nell'iperspazio, dovremo andare a selezionare il capitano, che dovrà essere comunque seduto alla sua postazione, per innescare il warp drive, il salto, e attivarlo. Questa è una delle tante azioni a disposizione dell'equipaggio. Ma i momenti veramente complessi da gestire saranno gli incontri con i phasmids, con i nemici. La prima cosa da fare sarà quella di puntare le navi nemiche in modo che i nostri artiglieri possano iniziare l'ingaggio. In base alla difficoltà poi della missione avremo anche da gestire diversi eventi come gli incendi, le riparazioni di strutture importanti all'interno della nave, l'attivazione di skill come il targeting migliorato o l'abilità di poter chiamare delle navette caccia in nostro aiuto. Tutto questo accade in real time, sempre appunto con la possibilità di poterlo rallentare ma mai fermare. E tenendo in considerazione il fatto che, per esempio, se l'ingegnere sarà impegnato a spegnere gli incendi non potrà occuparsi dei sistemi interni della nave, capite bene che diventa un po' complessa la gestione del tutto. Stessa cosa per gli altri ruoli. Può diventare tutto molto caotico in meno di un secondo e la tensione salire alle stelle. La sensazione effettivamente di essere veramente all'interno di un combattimento al limite tra la vita e la morte è decisamente ben fatta, ben realizzata. Il gioco prosegue così, missione dopo missione, acquistando attrezzature sempre migliori, acquisendo abilità sempre più utili, fino al momento in cui il nostro equipaggio non riuscirà più a tornare alla base, vivo. In questo caso, come nei migliori roguelike, potremo ripartire con una nuova nave, un nuovo equipaggio, ma mantenendo le migliorie sbloccate fino a quel momento. L'ultimo gioco di cui vorrei parlarvi, che è anche la bonus track, quindi il gioco di cui parlerò nel podcast ma non nella newsletter, è Deep Rock Galactic Survivor, che è un ottimo spin-off di Deep Rock Galactic con un gameplay in stile Vampire Survivor. Il gioco chiaramente riprende moltissimi o quasi tutti gli elementi presenti già in Deep Rock Galactic, dal doppiaggio alle frasi che spesso sentiamo dire dai nani mentre scavano cercando oro e altri oggetti preziosi all'interno delle miniere. Anche i nemici sono gli stessi che troviamo all'interno del gioco originale. È tutto molto ben realizzato, il gioco funziona molto bene ed ha quel loop che ormai al quale siamo ormai abituati con Vampire Survivor, che ci porta a macinare una partita dietro l'altra, fino a sbloccare sempre più armi, sempre migliori, skill sempre più forti, eccetera, eccetera. È veramente molto, molto, molto ben realizzato, privo di bug, divertente e consigliatissimo, soprattutto per gli amanti di DRG. Anche per chi non ha giocato DRG, chiaramente un ottimo gioco in stile Vampire Survivor, chiaramente deve piacere il genere. Passiamo adesso alla rubrica gioco dopo gioco, che è la rubrica che trovate in coda alla newsletter ed è la rubrica nella quale io parlo di un gioco da tavolo, un gioco di ruolo. Il gioco di ruolo di questa settimana è Living Earth, che è un gioco che ci proietta nel 1956, all'alba di una nuova era, all'età spaziale. Quel che un tempo erano bombe volanti diventeranno le astronavi del futuro. In qualità di direttore di un programma spaziale nazionale, il tuo paese conta su di te per il successo in questa grande sfida. Potresti essere il primo a creare un satellite artificiale, inviare una sonda su un altro pianeta o addirittura mettere un uomo sulla Luna. Living Earth è un gioco di pianificazione e gestione del rischio. Con un solo grande viaggio nello spazio potresti rivendicare la vittoria. Tuttavia devi pianificare ogni missione con cura, cercando la soluzione più economiche, veloci e sicure per raggiungere il tuo obiettivo. Ma attenzione, non impiegarci troppo tempo, altrimenti un'altra nazione potrebbe raggiungere il tuo obiettivo prima di te. Durante il tuo turno condurrai ricerche, costruirai veicoli spaziali e dirigerai missioni nello spazio.
Per condurre ricerche acquisterai avanzamenti che iniziano con alcune imperfezioni, poi li testerai per individuare ed eliminare tali difetti. Per costruire un veicolo spaziale acquisterai componenti e li assemblerai. Per viaggiare nello spazio utilizzerai razzi per spostarti da una posizione all'altra. Living Art è un gioco coinvolgente che ti farà immergere nella corsa allo spazio, guardando avanti dal 56 a ciò che i prossimi 20 anni potrebbero portare, esplorando il sistema solare. Il design di Living Art cattura perfettamente l'atmosfera degli anni 50 e 60, quando l'esplorazione spaziale era ancora un sogno avvincente. Le illustrazioni delle carte e dei componenti richiamano l'estetica retro delle riviste scientifiche e dei manifesti dell'epoca, ed è bellissima, veramente. Il gioco merita anche solo per la grafica, non c'è bisogno di giocarlo, sta benissimo anche sulla libreria. Questo stile visivo ci trasporta indietro nel tempo, facendoci sentire parte di quella grande avventura. Inoltre ci sono alcune espansioni interessanti per Living Art, se il gioco poi appunto vi piacerà. Abbiamo Stations, espansione che si concentra sull'esplorazione e l'ambientazione del sistema solare interno. Outer Planets è un'espansione che ti permette di esplorare i giganti del sistema solare esterno fino al 1986. Visita le 4 grandi lune di Giove, osserva gli anelli di Saturno, cerca la vita sul misterioso Titano e sorvola i lontani pianeti Urano e Nettuno. E poi abbiamo una terza espansione che si chiama Mercury, che è una mini espansione che ti consente di visitare il pianeta Mercurio. Tra l'altro adesso è una espansione che potete trovare inclusa nel gioco base. E siamo giunti alla fine, spero che la prima puntata vi sia piaciuta, chiaramente migliorerò, avremo meno sentirete meno tentennamenti, spero, nelle prossime puntate. E naturalmente questo è il podcast della newsletter Il Giocatore, che potete trovare all'indirizzo news.ilgiocatore.net. Io sono Lorenzo Strambi e alla prossima.